Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video dove vi farò vedere i miei DVD. Non è proprio una collezione, almeno io non la vedo come tale perché mi mancano tanti capolavori che però ho visto, anche perché io tendo a dire che comunque vedere è diverso dal possedere fisicamente il CD. Io ne ho visti in streaming parecchi, e per oggi vi farò vedere qualche DVD che ho, lo sto un po', diciamo, ampliando come collezione, perché molti storceranno un po' il naso. Ho visto grandi collezioni di altri YouTuber da 1700 DVD con cofanetti e tutto. Io al momento non ce l'ho, però posso dire che mi sto, diciamo, attrezzando, perché effettivamente a me che piace molto il cinema, vorrei delle copie anche d'originali dei vari film che vedo. Allora, partiamo dai telefilm con quinta stagione di Edge. Sono HD, molto bella come serie, dalla prima all'ultima. Io proprio l'ho adorata in tutti i modi. Lui è proprio il personaggio. Nella quinta serie c'è anche Liria, che è uno dei miei personaggi preferiti. Magari farò un video più avanti dove vi spiegherò le varie serie una a una. Qua ho anche la quarta di Angel. Dalla prima alla tre me l'hanno prestata. In realtà, anche se ce l'ho da tanti anni io, ed è quella della TV Sorrisi e Canzoni. Vale lo stesso discorso per Buffy, più o meno. Questa è la prima ondata di DVD. Allora, io ripeto, la quarta stagione, fino a quando c'era la bestia, diciamo che mi piaceva. Poi c'è stato Angelus che, diciamo, mi è piaciuto, però poi in realtà la quinta a me è piaciuta molto di più. Continua poi col fumetto che io ho scaricato perché qua non riuscivo più a reperire. Quindi passiamo ora ai film. Una notte al museo. Allora, qua c'è la copertina, come voi, non so se riesco a farla vedere, però tipo che ci sono tipo molto olografica. È una versione, penso, particolare del codo. All'interno c'è il libretto anche, il libretto appunto. L'ho comprata, anzi non era mio neanche, me l'hanno prestato, anzi me l'hanno regalato. In realtà io non l'ho comprato perché non ho visto i seguiti, però io l'ho visto, in realtà a me non fa ridere, a me non è che mi è tanto piaciuto. Sinceramente mi era piaciuto un po' di più l'interpretazione di Robbie Williams, però poi non mi ha fatto ridere in realtà con Ben Stiller. Magari molti storceranno il naso ancora perché diranno: ma non ti piace una notte al museo, capisci niente. Però ragazzi, non è colpa mia, proprio non mi ha fatto ridere, pure l'ho visto due o tre volte prima di dire qualsiasi cosa, quindi bocciato. Allora, questo l'ho comprato da Blockbuster, l'avevo comprato, infatti l'avete visto, c'è questo segnale, ma tanti anni fa. È la storia di questa ragazza che conosce un'altra che si chiama Evie, che è la gnocca della scuola, quella ipergettonata, la studentessa modello. Questa mi sembra Alice, si chiama forse. Questa qua comincia a prendere esempio da lei, quindi si droga, fuma, si fa gli uomini, i ragazzini, eccetera, si fa i piercing, eccetera. Diciamo che questo è quando ho visto il trailer, quando era uscito, mi sembrava un classico film da Pipparoli, perché si era convinti in realtà che ci fossero delle scene magari oseno, tipo una sotto la doccia che si fa uno, stile Dreamers, no? In realtà qua non c'è nulla. C'è solo una sminguazzata tra le due protagoniste, ma 30 secondi, neanche 5 secondi. Poi, boh, un film che a me non mi è piaciuto perché dà un'identità dei ragazzi che molto spesso non è così, nel senso che sì, è vero che bisogna apparire spesso, però arrivare addirittura da studentessa modello a tossica dipendente è una mente forse un po' troppo debole, e questo film però a me non mi è piaciuto, anche se l'avevo comprato. Questo è Blade 2, il migliore della serie, secondo me è il migliore. Ho questa versione con due CD, con due appunto DVD, uno dei contenuti speciali. Allora, c'è da dire di questo film che è di Guillermo del Toro, quindi se
Sicuramente è un bellissimo film, a me è piaciuto, non è un capolavoro, però lo preferisco agli altri due. Il mio preferito qui è quello che con la spada giapponese, non so se è un personaggio minore, infatti molto minore. Diciamo che è appunto la storia di lui che deve allearsi con i suoi nemici per combattere un nuovo tipo di vampiro che mangia anche gli altri vampiri. È un film comunque horror, diciamo horror. E devo dire che questo l'ho apprezzato molto, quindi spero che anche a voi possa piacere il 2. A me sinceramente l'1 mi piace così così, nel 3 mi sembra tutto confusionario quel film, cioè non rispetta le attese del 2. Poi andando a un mercatino dell'usato, ho trovato questo, vi ricordate i primi Power Ranger? I primi Power Ranger... È uscito questo DVD, io in realtà l'ho preso per nostalgia perché io me li guardavo sempre in televisione e c'avevo anche il pupazzino, il giocattolino del Power Ranger blu. Però, ah, so che tra l'altro il Green Ranger, quello verde, continua lo stesso attore a vivere di quello, a vestirsi da Power Ranger verde, insomma, sono contento se lui è contento. Ah, poi ho comprato questo, Operazione Pirati, c'è anche il seguito che non ho visto, è un film di Jackie Chan e della gang e della gang dei svitati. Vi faccio vedere il DVD, ecco, ok. E niente, della gang dei svitati in realtà era tre persone, tre attori, lui, appunto Jackie Chan e Seimo, che mi sembra che si chiama così, Seimo Young, che apparirà in Più Forte Ragazzi, con la serie che andava anche su Italia 1, e Yuen Biao, che è un altro attore che fa arti marziali che compone la gang degli svitati. In realtà ce ne sono molti altri che appaiono sempre nei film, come Il mistero del Conte Lobos, che secondo me è un bel film, veramente bello. È un kung fu comedy, come lo chiamo anch'io, è proprio il genere. Però questo film non mi ha un po' annoiato, nel senso che è sempre ricco di azioni, arti marziali, a stile Jackie Chan, però non me l'ha fatto rimanere in testa. Poi questo, The Guardian, guarda, qua c'è l'attore che ha lavorato anche con, per esempio, c'è questo appunto che ha fatto Cross in Highlander 3, e ha fatto Highlander 3 appunto, e un altro che comunque ha lavorato anche con Van Damme, il poliziotto, l'amico del protagonista, praticamente... Ha lavorato nel film La Prova. Lui era il pugile francese che era Maxi Divine, e Van Damme poi lo sostituisce. Quindi la storia di The Guardian in realtà è abbastanza, diciamo, un po' così. Praticamente questo gruppo di archeologi scopre una prigione dove era stato sepolto questo dio babilonese, quindi terrificante, Tal si chiama, che si impossessa delle varie persone per conquistare il mondo. Praticamente questo bambino, questo poliziotto deve salvare questo bambino perché potrà sconfiggere il male, diciamo, perché c'è questa maledizione che ammazza tutti, praticamente. Questo qua è un film in realtà da come pareva sembrava un classico B-movie, nel senso che potevo anche piacermi come film. In realtà l'ho trovato un po' menoso, cioè nel senso alcune scene sono... Il finale poi vabbè non ha proprio senso sul perché il protagonista... Vabbè, non ve lo spoilerò, perché per chi ha appassionato magari di film e B-movie, questo qua va benissimo, si chiama appunto The Guardian. A me sinceramente mi è piaciuta e non... Comunque l'ho presa dagli usati, quindi a 1 euro, quindi non è che potevo aspettarmi queste grandi cose. Allora... Serie TV, appunto, Sayuki, ho tutta la serie, però vi faccio vedere solo quello. Un bellissimo, un bell'anime in realtà. Mi sono piaciute molto le frasi che dicono alcuni. Fino al 27 mi sembra che è abbastanza fedele al fumetto. Da 27 in poi, la saga di Omura è completamente solo dell'anime. C'è da dire che Sanzo è il mio preferito, gli altri, diciamo, anche gli altri, però. Molto Sanzo perché comunque nelle frasi che dice sono belle comunque. Un bell'anime, molto sottovalutato, però io ho
ho comprato tutta la serie. Qua infatti c'è proprio lui come prima puntata. Vediamo un po'. Ok, questa è la cosa di TV sulle ragazze di Angel, appunto. Allora, il costo onorario. No, questo in realtà non me l'hanno regalato. Aprendo, c'è appunto il libretto dove appunto ti spiega tutta la storia con Richard Gere e Michael Caine, che si è visto anche nello Squale e molti altri film. Praticamente la storia è di questo medico che si chiama Plard, che va in Sud America perché va alla ricerca del padre scomparso. In questo suo girovagare incontra il console onorario Charlie Fortune, che è appunto Michael Caine, che è un console onorario. Loro diventano amici, abbastanza amici. Tranne che per una cosa, il dottore che ricerca si ripassa più volte la moglie del console, che in realtà è un'ex prostituta, quindi lei ci va a letto per soldi, perché si vede, però soldi, regali, tipico magari di molte donne che vedono uno con i soldi e ci si appiccicano. La cosa si complica quando in realtà arrivano questi terroristi, questi qua, che vogliono l'indipendenza e il rilascio di alcuni prigionieri. Rapiscono il console e il dottore deve fare il suo ruolo di medico e salvare il tizio. C'è un problema: il capo è suo fratello, quindi si ritrova lui in mezzo tra l'amicizia del console e l'allerta al fratello. Quindi, un film anche qui non è che mi è piaciuto molto. In realtà è un buon film, nel senso che non è recitato male perché c'è Michael Caine, vabbè, anche Richard Gere comunque. Però a me personalmente non mi ha dato nulla, cioè nel senso non mi è tanto piaciuto. Lei proprio è insopportabile in tutto il film, no? Io personalmente non la potevo proprio vedere, perché tu sei sposata e ti fai, vabbè, incarettare a questo qua, vabbè. Allora, poi c'ho due DVD casuali, questo che è sul calcio, l'avevo preso forse con la Gazzetta, e anche questo me l'hanno regalato perché io sono appassionato di storia. E vabbè, questo si parla di un periodo storico, quindi niente. Allora, qua è una quando ho comprato il DVD, mi hanno dato 3-4 di questi, che sono in realtà 4 film insieme. All'interno c'è Breakfast for Champions, Do Not Disturb, Invasion e Regole d'Onore. Parliamo di Breakfast of Champions. Io questa qua la storia in realtà non praticamente con quest'uomo d'affari annoiato che si vuole anche suicidare a un certo punto incontra questo scrittore e tra i due appunto nasce questa amicizia, equivoci, eccetera. Questo in realtà è quello che a me è piaciuto di meno, anche se c'è Bruce Willis, però veramente questo film non vedevo l'ora che finisse, forse sono io che non l'ho capito, ma questo qua, quindi il terzo, parla appunto di questa storia di questa ragazzina che è muta, che assiste ad un omicidio. In pratica, appunto, vede uno che spara a quest'altro tizio. Il tutto si conclude con viene inseguita da un pazzo, da uno che gli vuole sparare anche in mezzo alla gente così a sorpresa, che è il serial killer più in gamba di tutti, però è stupido. Cioè, in questo film c'ha un curriculum impressionante, ammazza tutti, è efficientissimo, è un deficiente, quindi muore poi. In pratica si scopre anche che i clienti che hanno sparato, questi due qua, fanno parte del giro di affari che vedeva anche il padre della ragazzina. Lui doveva concludere una trattativa con questo qua che è morto e il suo avvocato, si scopre che ha ammazzato il suo avvocato, ha ammazzato quell'altro. Quindi questo è un buon film. C'è l'attore che appare anche Mr. Brooks, film di Kevin Costner, che è appunto William Hurt, e appare anche in Avengers. Questo ve lo consiglio perché è bello. Invasion qua, per uno che è come me, che mal sopporta gli scarafaggi, qualsiasi tipo di insetto, che gli fanno schifo, questo coso è veramente impressionante. La storia appunto è di questo tizio che è un genio del computer e viene ucciso.
e suo fratello lo va a cercare, sì, all'Aldea con la detective di turno, che ovviamente è figa, tutto quello che volete. Il mistero in realtà si infittisce sempre di più perché sono gli scarafaggi a ammazzare la gente. Si scopre che è una squadra fatta apposta di scarafaggi, fatta dal governo, c'è cioè tutto un piano del governo, praticamente i scienziati capiscono le onde di frequenza degli scarafaggi. E con un dispositivo le modificano affinché questi qui, questi insetti, vadano a ammazzare chi vogliono loro, cioè ubbidiscano ai loro ordini. Vedere scarafaggi non è proprio il massimo. La scena finale, cioè tutti gli scarafaggi si radunano e diventano un super scarafaggio gigantesco. Veramente a me mi ha fatto schifo. Però il film non è male, perché comunque c'è anche Mickey Rourke per una scena, un paio di scene. È la storia, comunque, fin quando non appaiono gli scarafaggi, c'è una buona storia di investigazione. Comunque, non è male. Allora, questo invece è Regole d'Onore, film con Samuel Jackson e Tommy Lee Jones. Poi, prima di concludere la parte 1, praticamente cosa succede? Viene questo colonnello Childress, viene mandato nello Yemen per, diciamo, evacuare eventualmente l'ambasciata americana. Nel mezzo lui è un eroe decorato di guerra, ha fatto il Vietnam, ha salvato vite, un supereroe, il classico marine, no, che vedete in tutti i film, che lui salva la vita a tutti. Il problema è il fatto che nello Yemen due marini dei suoi muoiono e lui vede che la manifestazione che c'è sotto, questi qua, questi, non so, dello Yemen, sparano proprio contro l'ambasciata, vedi bambini con le pistole, fucili, sparano tutti. Lui giustamente vede i suoi che crepano come mosche. Cosa fa? Decide di dare l'ordine di sparare a tutto quello che passa lì sotto. All'inizio film non te ne accorgi, pensi che lui sia impazzito e ha cominciato a dire sparate alla popolazione. Non è così, anch'io la prima volta che l'ho visto ho detto ma è chiaro, c'è qualcuno che sparava da sotto. Viene processato. Addirittura lo vogliono accusare, lo vogliono mandare sulla sedia elettrica, cioè a un certo punto invece no, e chiama come suo avvocato uno che ha salvato durante il Vietnam, che appunto è Tommy Lee Jones, comunque che è un avvocato così non tanto bravo, quindi lui va a raccogliere prove e tutto, si scopre in realtà appunto che questa popolazione sparava addosso a loro, ai soldati, e c'è una cassetta, perché le videocamere hanno ripreso questa videocassetta dove appunto facevano vedere questa cosa. Questa cassetta sparisce, quindi per tutta la seconda parte, che io proprio definisco la parte mia preferita, cioè il raccoglimento di prove, il processo, eccetera, vedi appunto questa benedetta cassetta che non solo non spunta fuori, ma vedi proprio che il Dipartimento della Difesa ha occultato le prove e vuole accusare questo colonnello Childress per non rovinare i rapporti con lo Yemen, per non fare un casino in Medio Oriente, che è assurdo pensando a quello che invece sta succedendo adesso. Perché bisogna vedere questo film? Io lo consiglio tantissimo. Regole d'Onore è uno dei miei preferiti, me lo rivedo sempre volentieri, una cosa incredibile. Secondo me è un bel film, andrebbe visto. Consigliato dura magari un po' tanto, magari la parte del processo, diciamo, non è proprio il massimo per chi non è abituato a certi film, però è anche bello perché all'inizio sembra che i cattivi sono gli americani, invece poi anche gli altri sono cattivi, quindi alla fine è un film che non si schiera, non vuole essere, diciamo, di parte come molti altri film, che invece vedi super soldati americani, buoni, cattivi, buoni, tutti fisicati, tutti che lottano per la libertà. In realtà lui faceva solo il suo lavoro e basta. Questa era la prima parte. Mi raccomando, iscrivetevi sul canale, mettete mi piace, condividete se vi sono piaciuti questi film, se siete d'accordo con la visione di questi film, se siete ovviamente o me ne consigliate magari qualcuno. Ogni mese cercherò di fare un video di aggiornamento con gli acquisti che farò. Non saranno cofanette, non saranno filmoni, però sono film che io magari preferisco perché li ho già visti. Vi do appuntamento alla seconda parte. Grazie a tutti, ciao!